Violeta e Gimino stavano insieme da circa 3 anni. La 32enne rumena è arrivata nel Valdodiano a Sala Consilina circa 9 anni fa e ha vissuto nel centro storico con alcune amiche e la mamma. 3 anni fa, lei, già mamma di 2 bambini, ha conosciuto il 48enne operaio del consorzio di bonifica. Si sono innamorati, hanno avuto un bambino. Il tragico epilogo di questa storia d'amore, che poi, visto l'epilogo d'amore, forse non era, sabato pomeriggio nella loro palazzina dove vivevano in affitto tra Sala Consilina e Sassano. Cosa ha scatenato? L'ira del 48enne è ancora al vaglio degli inquirenti. Probabilmente è uscito per acquistare la benzina dopo una lite in famiglia. Occorre anche aggiungere però che su questa famiglia non c'erano denunce di violenze domestiche, quindi difficilmente potevano prevenire. I carabinieri guidati dal capitano Davide Acquaviva, gli inquirenti del nucleo operativo, hanno ricostruito un quadro indiziario a carico del 48enne che ha portato all'arresto. Eppure Gimino e Violeta sembravano una coppia felice, una coppia innamorata, lo hanno raccontato diversi vicini di casa. Gimino ha un passato difficile con precedenti penali per violenza, spaccio e anche possesso di materiale esplosivo, ma sembrava che con Violeta avesse trovato la retta via. Invece quanto avvenuto a Sala Consilina, che ha distrutto una famiglia e ferito una comunità intera, ha dimostrato che anche nel Valdodiano l'amore criminale esiste e rischia di diventare una piaga per il territorio.